Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre di più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 3, volume 4, capitoli 9, 11, 19, 21 settembre 1900. Raddoppiandosi sempre più lo spasimo del dolore, avrei voluto nasconderlo e fare che nessuno se ne avvertisse, ed avrei voluto tenere in segreto senza parlarne col confessore.
ma era tanto forte lo spasimo che mi è riuscito impossibile, ed il confessore, avvalendosi della sua solita arma dell'obbedienza, mi ha comandato che gli manifestassi il tutto, onde, dopo avergli manifestato ogni cosa, mi ha detto che per ubbidienza dovevo pregare il Signore che mi liberasse, altrimenti facevo peccato. Che sorta d'ubbidienza, è sempre lei che si attraversa i miei disegni, onde di malavoglia ho accettato questa nuova ubbidienza. E con tutto ciò non avevo cuore di pregare il Signore che mi liberasse da un amico così caro, qual è il dolore, molto più che speravo di uscire dall'esilio di questa vita. Il benedetto Gesù nel venire mi ha detto: tu soffri molto, vuoi che ti liberi? Ed io, dimenticato un momento l'ubbidienza, ho detto: no, Signore, no, non mi liberate, me ne voglio venire. E poi tu sai che non so amarti, sono fredda, non faccio grandi cose per te. Almeno ti offro questo patire per soddisfare a ciò che non so fare per amore tuo. E lui: ed io, figlia mia, infonderò tanto amore e tanta grazia in te, in modo che nessuno mi possa amare e desiderare come te. Non ne sei tu contenta? Sì, ma me ne voglio venire. Gesù è scomparso ed io, ritornando in me stessa, mi sono ricordata dell'ubbidienza ricevuta. Ed ho dovuto accusarmi al confessore che mi ha comandato che assolutamente non voleva che me ne andassi e che il Signore mi doveva liberare. Che pena sentivo nel ricevere questa obbedienza, pare proprio che vuole toccare gli estremi della mia pazienza. Continuando a soffrire, anzi più che mai, mi sentivo un risentimento nel mio interno perché mi veniva vietato di poter morire. Onde nel venire il mio adorabile Gesù mi ha rimproverato della mia tardanza nell'ubbidire, che fino allora pareva che mi tollerasse. In questo mentre vedevo il confessore. E Gesù, a lui voltandosi, gli ha preso la mano e gli ha detto: quando vieni, segnatela alla parte del dolore che la farò, segnatela alla parte del dolore che la farò ubbidire. Ed è scomparso. Onde, rimanendo sola, vi sentivo più intenso il dolore. Dopo è venuto il confessore, e trovandomi sofferente, anche lui mi ha rimproverato perché non ubbidivo, ed avendogli detto ciò che avevo visto e quello che il nostro Signore aveva detto al confessore, lui nel sentirmi mi ha segnato la parte dove soffrivo e in 2 minuti ho potuto respirare e muovermi, mentre prima non potevo farlo senza sentire spasimi atroci. Mi pare che l'ubbidienza e quei segni di croce mi hanno legato il dolore in modo che non posso più dolermi. Ed ecco che sono rimasta delusa nei miei disegni perché questa signora ubbidienza ha preso tale potere sopra di me che non mi lascia fare niente di ciò che voglio. Anche nello stesso patire vuole lei signoreggiare e debbo stare in tutto e per tutto sotto il suo impero. Chi può dire la mia afflizione nel restare priva del mio carissimo amico dolore? Ammiravo sì il prodigioso impero della santa obbedienza, come pure la virtù che il Signore aveva comunicato al confessore, che con l'ubbidienza e col segnarmi mi aveva liberato da un male che me lo ritenevo grave, che era abbastanza a disfare il mio corpo, ma con tutto ciò non potevo fare a meno di sentire la pena di essere priva di un dolore tanto buono che impietosiva e intendeva il benedetto Gesù in modo che lo facevo venire quasi continuamente. Onde nel venire a nostro Signore mi sono lamentata con lui col dirgli: diletto mio bene, che mi hai fatto? Mi hai fatto liberare dal confessore. Dunque ho perduto la speranza di lasciare per ora la terra. E poi perché fare tanti raggiri? Potevate voi stesso liberarmi. Perché avete messo il padre in mezzo? Ah, forse non avete voluto dispiacermi direttamente, non è vero? E lui: ah, figlia mia, come presto hai dimenticato che l'ubbidienza fu tutto per me. L'ubbidienza voglio che sia tutto per te. E poi ho messo in mezzo il padre per fare sì che tu avessi riguardo di lui come la mia stessa persona. Detto ciò è scomparso, lasciandomi tutta amareggiata. Quante ne sa fare la signora ubbidienza. Bisogna conoscerla e avere a che fare con lei per lungo tempo e non per poco, per poter dire veramente chi ella sia. E bravo, bravo alla signora ubbidienza. Quanto più si sta, tanto più ti fai conoscere. Io per me, a dire il vero, ti ammiro, sono costretta anche ad amarti, ma non posso farne a meno, specie quando me ne fai qualcuna delle grosse, di non sentirmi corrucciata con te. Perciò ti prego, cara ubbidienza, di essere più indulgente a farmi soffrire. Ecco, credo che scappi un sorrisino al termine di questo capitoletto, perché ecco, Luisa usa questa ironia, ecco, nel
nell'esprimere alcune cose, ecco, scherzosamente, quindi senza dargli troppa retta, perché non bisogna dargli troppa retta, e che però fanno anche comprendere, anzitutto, alcune cose. Penso che una delle cose a cui fare attenzione in questa meditazione è la gradualità nel processo di conversione, che vale anche per le anime così straordinariamente elette come Luisa, no? Ci si potrebbe accostare a questi, come dire, a questi passi, non so, con atteggiamento inquisitorio, indagatorio, un po' severo, e dire: ah, ma questa sa, fa tutte queste cose, ecco, poi gli viene detto d'ubbidire, fa tutte queste storie, non ubbidisce, deve, il nostro Signore deve intervenire, insomma, tutte queste cose qua. Ecco, allora questo è un punto a cui dobbiamo fare attenzione tutti, soprattutto per quanto riguarda il giudizio sugli altri, ecco, perché i santi avevano questo stile, che erano molto severi con se stessi, e molto indulgenti con il prossimo, soprattutto per un motivo fondamentale, che noi non possiamo sapere esattamente cosa c'è nel cuore del prossimo. A parte il fatto che spesso e volentieri non sappiamo neanche cosa c'è nel nostro cuore, e quindi siamo pessimi giudici anche di noi stessi. Ecco, mio avviso, come dire, in penombra, ecco, o meglio in sottofondo dietro questi passi, proprio per alcuni pensieri che possono suscitare, c'è il forte richiamo evangelico di Gesù di non giudicare, e questo è proprio un esempio fondamentale, no? Quindi vedere una cosa che appare all'esterno come un'imperfezione, forse anche un po' uno potrebbe ritenere grossolana per un'anima, insomma, che ha già avuto il matrimonio mistico, lo sappiamo, dal primo volume, celebrato in privato e celebrato alla corte del cielo, insomma, dice, e ancora sta a fare queste recalcitranze sull'obbedienza, no? Allora che santa è? Ecco, pensieri malsani che potrebbero, insomma, venire, no? Ecco, insomma, ecco. Certamente Gesù la corregge, la rimprovera, la fa crescere, no? Non è che gli dice brava quando recalcitra nell'obbedienza. Però si vede come la sta costantemente formando e plasmando. Ma questa è una legge che in questo mondo vale fino a quando siamo in questo mondo, perché non c'è nessuno di noi che sarà mai così perfetto da non avere bisogno di crescere, no? Sappiamo dalla teologia, ecco, che se non altro prendiamo i due perfettissimi che sono vissuti sul pianeta Terra, che sono Gesù e Maria. Noi sappiamo che la Madonna in grazia è cresciuta. Perché? Perché lei stava sempre al massimo, certamente, no? Però ogni atto che compiva in continuazione nella divina volontà, quindi con una, come dire, forza di santità infinita, le procurava un passo in avanti ulteriore nella perfezione e nella santità. Quindi, cioè, anche dentro la perfezione, se non altro per il numero di atti sempre maggiori che si possono compiere, quindi c'è sempre una crescita. Cioè, la vita terrena, quindi questo vale anche se voglia Dio, insomma, si giungesse un giorno veramente a vivere fusi con la divina volontà, ma non è che fusi con la divina volontà, uno dice: beh, adesso basta, sono arrivato, finito, devo semplicemente campare di rendita. Non funziona così in questo mondo, ecco, non campi manco per niente di rendita, ma lavori continuamente, anzitutto a operare da Dio, così come opera chi vive nella divina volontà, ma da continuare a moltiplicare sempre di più e sempre meglio gli atti, ecco, fino a giungere alla misura per noi stabilita da nostro Signore, perché noi partiremo dal pianeta Terra solo quando la nostra missione sarà finita. Vedete qui Luisa che sta, ecco, smaniando, no? Che vuole morire. Anche questo è un desiderio che, quando è formulato, come dire, senza il temperamento, temperamento vuol dire, no? Temperamento come requisito psicologico, quindi senza che sia temperato dal,
dal concomitante desiderio di rimanere sulla terra, appunto a soffrire, attenzione, se la divina volontà dispone che io soffra, adesso ci arriviamo, o comunque ad operare in obbedienza a lui per la sua gloria. Quindi anche quel desiderio che sembrerebbe apparentemente buono, no? Perché sembra, non è che sembra, è espressione di un amore ardente e folle, no? Per Gesù, per cui non si vuole più sentire né sapere niente, ma stare solo con lui. Questa è una cosa molto gradita al Signore. Ecco, e può essere a lui espressa. Io ritengo che sia più prudente che lo facciano i santi e non noi poveri peccatori, perché il nostro Signore, se comincia a dire a un povero peccatore come noi, voglio venire in paradiso con te, cioè potrebbe pure rispondere, date una calmata che prima c'è cioè, da parte una bella sosta in purgatorio, secondo me, no? Quindi questo è però il mio parere personale, insomma. Quindi, in ogni caso, il desiderio di Gesù è di per se stesso una cosa buona. Ecco, e tanto è vero che Gesù lo asseconda, no? Figlia mia, infonderò tanto amore e tanta grazia in te, in modo, attenzione, che nessuno mi possa amare e desiderare come te. Vedete le due molle di cui vive la vita teologale, no? Quindi il rapporto di amore che si ha con Gesù o con la Madonna. Sono l'amore e il desiderio. È bellissimo quello che Gesù le dice, no? Ma se gli dice infonderò tanto amore e tanta grazia in te, in modo che nessuno mi possa amare e desiderare come te, significa che a quel momento, questo lo possiamo dire senza timore né di offendere Luisa né di offendere Gesù, in quel momento non era arrivata al punto che nessuno ha amato Gesù e lo ha desiderato quanto lei. Ripeto, nonostante che avesse alle spalle un matrimonio mistico celebrato. Questo sta nel primo volume. E il matrimonio mistico è figura, diciamo così, mistica ampiamente conosciuta in letteratura. Abbiamo detto tante volte, insomma, Santa Teresa d'Avila spiega benissimo come questo sia l'ultimo atto del percorso di unione con Dio ordinaria, ordinaria e però mistica, ecco, realizzabile su questa terra. Dico ordinaria per distinguerlo dalla fusione con la Divina Volontà e dalla vita nella Divina Volontà che si situa su un orizzonte distinto da questo, no? E tanto è vero che qui Luisa ancora non aveva questo, ecco, le mancava ancora questo, anche se aveva già con Gesù un rapporto di tipo sponsale, celebrato e vissuto, insomma. Ecco, questa espressione ci fa comprendere come chi, ecco, voglia tendere a grande perfezione, attenzione, qualunque sia lo stato di vita in cui si trova, ha moltissimo da esercitarsi senza che questo comporti nessuna controindicazione, quando ovviamente è fatto in maniera ordinata, specialmente da parte di chi non vive solo, non è consacrato. In ogni caso, questa polarizzazione assoluta di tutto il nostro mondo affettivo su Gesù o su Maria è una condizione essenziale. Cioè, noi dobbiamo imparare a vivere. Lo vedremo più avanti, c'è una bellissima lezione negli scritti della Madonna, stupenda, proprio meravigliosa, dove lei spiega, guarda, tu devi fare soltanto una cosa, cioè esisti tu e Gesù e basta, cioè, capito? Sai che significa basta? Non è che una persona, poi lo spiega, no? Si va a rinchiudere dentro un eremo e fa vita, ma c'è un rapporto ininterrotto, ma questa è la vita nella Divina Volontà, d'accordo? Dinanzi a cui tutto quello che ci gira intorno, tutte le persone, le attività, il lavoro, le cose, gli impegni, le occupazioni, tutto è satellite. Cioè è vissuto se Dio vuole, come Dio vuole, quando Dio vuole, quanto Dio vuole, perché Dio lo vuole, nel modo in cui Dio lo vuole. Ma pensate al rapporto col prossimo come cambia, no? Gli uomini stanno sempre a cercare legami, attaccamenti affettivi, anche leciti, d'accordo, anche con ma che generano lacci, generano legami, no? Perché quando una persona entra in un rapporto di dipendenza affettiva o di ricerca affettiva, lega, ecco, la persona che gli sta davanti, perché comincia ad avere esigenze, comincia ad avere un sacco, pretende un sacco di cose, no? Ecco,
questo modo di operare, che è umanissimo, nulla di divino, non può essere compatibile con la vita nel divino volere, non lo è. Allora dice, ma io ho i figli e come faccio? Lo capisco, cioè lo capisco entro certi limiti perché io i figli miei non ce l'ho, no? Non si tratta di non amare i figli o di non essere contento se tuo figlio ti dice ti voglio bene o ti fa una carezza, non è questo, d'accordo? La Madonna e Gesù avevano un cuore, come dire, immenso, insomma, larghissimo, ardentissimo, no? Ma è come si vivono queste cose, come, perché, capito? Perché? Cioè, vediamo il rovescio della medaglia, no? Se tuo figlio ti dà un dispiacere, ti dà un dolore e queste cose non te le dà, quanto rimani destabilizzato? Il tasso di destabilizzazione, diciamo così, e qui stiamo parlando di un affetto, insomma, necessario, come dire, è naturale, è fortissimo, come quello di un figlio, però il tasso di destabilizzazione, diciamo così, se tuo figlio non ti dà quello che tu ti aspetti, è inversamente proporzionale al tasso di unione con Gesù. Cioè, quanto più tu da Gesù tutto ti aspetti da Gesù, tutto, quantomeno questa cosa ti farà male. Anche perché, fermo restando che noi dobbiamo desiderare il meglio per il prossimo e per i nostri figli, in quel comportamento di tuo figlio, in quel momento ti tratta male o ti risponde male, tu ci vedi il divin volere, non nel senso che Dio dica approvi i peccati di tuo figlio, ma la sua volontà permissiva permette in quel momento che tuo figlio ti dia quel dolore che il Signore ti chiede come piccolo sacrificio. Comprendiamo un attimo come qui saltano tutti gli orizzonti dell'esistenza, d'accordo? Si sono completamente capovolti. E se non si arriva a questo punto, guardate che ci sono dei momenti poi nella vita che sono i momenti fondamentali, cioè tu devi capire per chi e perché vivi. Cioè, quando Gesù dice, guarda, perché. Certo, qui lui sa fare delle piccole imperfezioni. Quando vuole soffrire per forza, Gesù gli dice di no. E quando quindi per continuare a soffrire cerca di sottrarsi all'obbedienza. Ma cos'è che lo muove? Cos'è che la muove? L'amore di Gesù. Voleva offrirgli questi sacrifici, voleva dargli questa gioia, perché lo sa, lui sa di per sé che Gesù è contento di quelle cose, no? Quindi ciò che la muove è l'amore. Quindi anche questo amore stempera molto, come dire, l'imperfezione che comunque viene compiuta, no? Ma la molla è l'amore, capite? Per lui. Allora, io ho fatto anche una piccola omelia questa domenica letale, sabato, no? Si chiama guardare dentro se stessi. Questa operazione è imprescindibile, d'accordo? E se dentro me stesso trovassi, come dire, da mettersi per chi c'era le mani nei capelli, non fare questa operazione, per quanto dolorosa, non è che fa sparire quello che c'è, ma lo consolida. Perché i conti con noi stessi non li può affrontare nessuno se non noi stessi. Il nostro Signore ci lascia liberi, ci dà delle suggestioni, ci dà degli stimoli, ci dà degli aiuti, ce lo fa comprendere in tutti i santi modi possibili e immaginabili, attraverso le più svariate situazioni, gli incontri, le persone, gli eventi che succedono, le disgrazie, le prove, tutto quello che uno vuole, anche piccole, d'accordo? Ma se tu non stai connesso e non stai in questo rapporto con lui, cioè ti capita un fatto, veramente dice, ma cosa mi vuole dire il Signore con questo fatto? Perché in questo momento della mia vita, la gente si lamenta, no? Le cose vanno tutto storto. Certo che è chiaro rispondere a questo perché, ma c'è un modo in cui le cose vanno storte che è diverso da quando nostro Signore ci manda una croce. Cioè, io altre volte ho parlato di questo fatto qui. Non ci stanno le croci che vengono da Dio, sono molto dolorose, ma si vede che vengono da Dio. Invece le cosiddette disgrazie, che sono figlie della volontà permissiva di Dio, quindi non è una croce che Gesù ti manda, è una croce che te la sei andata a cercare tu e che quindi adesso ti cade addosso. Certo, c'è sempre la volontà di Dio, ma è la volontà permissiva, d'accordo? Noi questo dobbiamo imparare a distinguerlo, per forza, dobbiamo imparare.
Perché la croce dipendente da volontà permissiva, Dio te la fa, come dire, sciroppare per darti un ammaestramento, cioè per dirti non metterti più in condizioni di soffrire questa cosa. E quindi correggi i tuoi comportamenti. Invece una croce che te la manda perché te la vuole mandare è perché ti chiede esplicitamente quel certo tipo di sofferenza. Allora, queste sono cose molto profonde, mi permetto, non per chi le dice, no, ma anche molto molto importante. Ecco, quindi per concludere, che siamo verso la fine, no? Allora, qual è un altro insegnamento fondamentale? Noi sappiamo tutti quanti, dobbiamo soffrire e fare penitenza, Gesù è contento delle nostre penitenze, delle nostre offerte, dei nostri sacrifici, ma certo che è contento, ha una condizione però, che quelle cose lui le voglia da te adesso e te le chieda. Tu non puoi essere sicuro che le voglia da te adesso e te le chieda. Ecco perché è prudente in certi casi, e questo è uno dei casi in cui può essere utile, detto che la direzione spirituale è utile a chi sinceramente tende alla santità, non a chiacchiere, e ha bisogno di un aiuto per questo. Che ne sai tu che il nostro Signore in questo momento da te vuole quel sacrificio? Quando uno è fuori di, diciamo, di queste circostanze di obbedienza formale, devi cercare di comprenderlo. D'accordo? Devi cercare di comprenderlo da tutta quanta una serie di circostanze su cui bisogna fare discernimento. Certo, non è che possa pensare troppo tempo e troppe cose, ma comunque l'insegnamento che c'è qui dietro è una cosa. Anche buona, anche ottima, è gradita a Dio se in quel momento la vuole da te. Se no, non gli è gradita, anche se è cosa buona e cosa ottima. Perché qui c'è un'altra grande tentazione. È difficile dire la divina volontà, eh? Cioè, che è di servire il Signore come mi pare a me, come voglio io. D'accordo? Non fare quello che lui vuole, d'accordo, ma fare alcune cose buone che io ho deciso e offrirle a lui, ma lui non le vuole da te quelle cose. Noi ci abbiamo tanto, guarda, su questo siamo veramente. Gesù diceva ai farisei, adesso questo per carità è meno grave di quello che facevano i farisei, no? Dice, siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione. Ma cos'è questo rimprovero che fa Gesù? Cioè dice, Dio ti ha detto di fare così. No, io ti faccio un'altra cosa buona. Ricordate l'offerta? Dice, no, allora uno deve dare i soldi, deve provvedere al mantenimento dei genitori che stanno in difficoltà. La famosa offerta del. Però se dice Corban, voi dite no. Non è più tenuto, allora io dico: c'ho 1.000 euro, devo dare a mio padre e mia madre che morono di fame. No, ho deciso di donarli alla chiesa. La chiesa è la cosa più importante, e quindi non do più niente a papà e mamma. Ma questo dove sta scritto? Dove sta scritto che devi dare 1.000 euro alla chiesa? E quando invece c'è scritto il quarto comandamento: onora tuo padre e tua madre, che ti obbliga ad aiutare tuo padre e tua madre, se stessero in condizioni di non saper provvedere a se stessi. Capito? È un'opera buona dare 1.000 euro alla chiesa? Vabbè, facciamo i poveri che forse non tutti sarebbero d'accordo. Sì, è un'opera buona, ma bisogna vedere se Gesù la vuole da te in quelle circostanze. Se no non è più un'opera buona. Allora, ecco, su questo anche Luisa, come si vede qui, fa un percorso. Devi imparare quello che diceva Sant'Alfonso. Gesù vuole che tu soffri e soffri. Gesù vuole che in questo momento tu stai bene e stai bene. Cioè bisogna mettersi nelle condizioni di quelle che i maestri di spirito chiamavano, Sant'Ignazio di Lognola, il cadavere. Cioè quello dove mi mette il nostro Signore, ma questo in tutto, d'accordo? Lì io resto, e lì io sto bene. C'è la pace, c'è la guerra, c'è la persecuzione, c'è la gloria, c'è la diffamazione, c'è la buona fama. Come dice San Paolo, no? Nella buona e nella cattiva sorte, nell'infamia e nel disonore, nella sete e nella fame, nel digiuno e nella sazietà, dovunque mi trovo e comunque mi trovo, sto sempre vivendo per nostro Signore Gesù Cristo. Che poi questa è la quintessenza dell'ubbidienza, d'accordo? Non fissiamoci troppo, cioè ubbidienza significa che tu sottometti la tua volontà continuamente al volere di Dio.
un altro, che è innanzitutto il volere di un altro con la V maiuscola. Certo, poi quando ci sono i rappresentanti terreni autorevoli, come in questo caso, e Gesù gli dà, diciamo, messo in mezzo il Padre per fare sì che tu avessi riguardo di lui come la mia stessa persona. E qui, sempre tra parentesi, attenzione al rapporto che si ha con i sacerdoti, insomma, perché, ecco, sempre molta attenzione. Quindi, quando ci sono queste situazioni, il fine comunque che Gesù cerca è che si impari a ubbidire a lui, perché questo è stare nella divina volontà, e a non brontolare, e a non recalcitrare, a non lamentarsi, a non cercare altro rispetto a quello che in questo momento il nostro Signore ti mette dinanzi. Fermo restando che a livello di desideri noi possiamo aprire il nostro cuore come ci vuole, come vogliamo il nostro Signore Gesù, ma sempre a livello di desideri, quando i desideri non collimano con quello che stiamo vivendo, e sempre con una volontà perfettamente sottomessa alla sua. Ecco, in questo modo si cammina spediti nel cammino che ci porta al regno del divin volere. Divina Maria, tu hai vissuto queste cose il giorno. Concludiamo volgendo a te lo sguardo, che sei l'esempio perfetto di tutto. Ubbidienza assoluta e perfetta a Dio. Qui ci sarebbe da fare un'altra meditazione, bello ogni tanto farla, proprio veramente come una corda da bambina nel tempio, da adolescente sposa, poi madre, poi vedova. Sola in casa con Gesù, impegnato nell'evangelizzazione, poi madre maestra della Chiesa, e poi di nuovo ritirata con San Giovanni. Quindi questa tua perfetta, ecco, capacità di comprendere i tempi, gli istinti, i divini voleri, e quando si chiudeva un capitolo, chiuderlo, voltare pagina, pensare ad altro. Tu, seguendo l'inclinazione del tuo cuore, saresti rimasta per tutta la vita nel tempio. Questo è senza nessun dubbio. Ma e questa è la tua grandezza. Sei stata capace di essere dentro casa, fare la donna di casa, esattamente con le stesse disposizioni con cui stavi nel tempio, dinanzi alla gloria di Dio, inginocchiata, a cantargli nell'intimo del tuo cuore tutti i tuoi canti di lode che giustamente lui solo conosce, che speriamo un giorno almeno di conoscere come spettatori, ecco, quando il Signore ci alzerà un velo per la nostra gioia, ecco, sulla tua grandezza e sulla tua santità. Ecco, aiutaci tutti ad essere come te, corde pronte ad essere suonate dall'Altissimo con la melodia che Lui vuole, dove, come, quando vuole, senza nessun tipo di legame e di condizionamento nei confronti di niente e di nessuno, chiunque sia o qualunque cosa di questo mondo sia. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.